e il lusso della semplicità. Questo è lo slogan che quest'anno contraddistingue Identità Golose. In effetti potrebbe sembrare un passo indietro, invece non lo è, perché si vanno a ricercare, a riproporre quello che erano gli elementi, l'essenza di un tempo, però interpretandola con una cucina moderna, una cucina d'avanguardia. Tutto questo sarà possibile capirlo qui quest'anno a Identità Golose, soprattutto in virtù di questa grande kermesse che Paolo Marchi insieme al suo staff eccezionale ha allestito. Il nostro compito è quello di andare a ascoltare gli chef con le loro proposte. Paolo Marchi, grande edizione di Identità Golose, il lusso della semplicità. Sì, cioè bisogna pagare il cibo e i ristoranti per il loro vero valore, non per il costo del servizio, l'ammortizzazione della cantina. Mai come adesso, la gente avendo meno soldi vuole esattamente la stessa cosa, quello che mangia è il meglio che ci sia, ma è il meglio non per le suggestioni intorno, ma è meglio per come è stato fatto quel prodotto, quella carne, visto il tuo mestiere. Se tu ammazzi un manzo, mangi anche le budelle, non è che mangi solo il filetto. Bisogna scardinare tutta questa visione lussuosa, cioè lusso uguale costo. Sul cibo devi proprio andare all'essenza della materia prima. Ho fatto un discorso oggi, mi sono tolto un po' di sassolini. Quello che mi fa un po' arrabbiare è che, vedi, i miei colleghi giornalisti non riescono a capire che a essere gelosi non vai da nessuna parte. Il mondo vuole la pizza, l'espresso, vuole l'Italia e non ha cuochi italiani nel mondo. Perché? Perché i nostri giornalisti non parlano bene di un altro giornalista italiano, perché i cuochi italiani non parleranno mai bene di un altro cuoco, perché i nostri amministratori non capiranno mai che un grande cuoco vale un grande stilista. Cioè non riusciamo a fare il sistema in un momento che il mondo vuole l'Italia. Bisogna mettere in evidenza il meglio dell'Italia. Non a caso, in effetti, Paolo, adesso c'è anche la versione di Identità Golose a Londra. Sì, quest'anno torniamo per la seconda volta, ma proprio perché qualcuno, gli italiani, deve portarli fuori. Ma non per dimostrare che sono più bravi, perché se direi più bravi, cioè insomma, se il Barcellona vince la Coppa Campioni non è perché c'è stata una raccomandazione di qualcuno, è perché ha meritato di vincere, no? Però adesso c'è una squadra italiana che inizia a partecipare alla Coppa Campioni. Max Bottura, il tuo intervento è stato l'intervento che ha destato più passione, sincerità. In che momento è Max Bottura adesso? Io credo di avere una brigata straordinaria, perché solo così si possono arrivare a dei risultati. Non dico mai io faccio, io penso, io dico, noi. Se tu hai l'umiltà di coinvolgere tutti, di fare esprimersi i ragazzi di 20 anni, 22, 25, che hanno... e hanno veramente tanto da dire, tante cose interessanti, questo porta a tutti, a te, alla tua cucina, al tuo modo di esprimere, all'Italia come identità, perché magari uno arriva dall'Abruzzo, un altro dalla Sicilia, un altro dal Veneto e ti ritrovi che c'è una contaminazione di culture incredibili, ti ritrovi dei piatti straordinari che parlano la lingua italiana. Questo è una cosa fondamentale. Non abbiamo paura delle contaminazioni dei prodotti, dei territori, eccetera, perché noi abbiamo dei prodotti che esprimono un territorio, che sono inattaccabili. Cerchiamo di applicare ciò che sappiamo, le nostre tecniche, nel nostro bagaglio, le conoscenze, per far rendere questi prodotti al meglio. Davide Oldani, insomma, grande protagonista di Milano, ma grande protagonista anche di Identità Golose. Protagonista nel senso che abbiamo cominciato a mettere le giuste basi per promuovere un movimento nuovo, secondo me, della cucina italiana, che è quello della cucina pop, quindi una cucina più popolare, una cucina più accessibile. E credo che Identità Golose sia proprio il palcoscenico più importante per poterlo fare. Questa è un'idea ben concreta, la gente si riconosce in questo progetto e quindi viene ad ascoltare. Elio Sironi, protagonista sia di Identità Golose ma anche a Bulgari. Protagonista da Bulgari, con una cena fantastica fatta ieri con i più grandi, e devo dire che è stata un'emozione, al di là poi del risultato che mi è sembrato anche eccellente. Tu c'eri e lo puoi testimoniare. Protagonista qua perché quest'anno, parlando di pasta, tu sai che il nostro spaghettino al pomodoro e la buccia di limone e formaggio di capra è il nostro signature, e praticamente li abbiamo fatti qua. Ma non tanto, non abbiamo insistito sul fatto della cottura, ma come cuocere la pasta. Tema fondamentale, secondo me, il tema di quest'anno.
Massimiliano Alaimo, lui sicuramente non poteva mancare a questa puntata di Identità Golosa. Quest'anno presentiamo Sala da Cucina, che è un gioco ironico, ma in realtà è il nostro sentire, il nostro vivere quotidianamente al ristorante, e presentiamo quello che è la nuova veste, il nostro nuovo abito, che è molto più conforme alla nostra struttura, che è fatta della nostra compenetrazione, per cui due discipline diverse, sala e cucina, in cui non c'è più antagonismo, ma c'è una grande condivisione, una grande penetrazione, per poter mettere a più agio l'ospite e farlo partecipe di quello che sono le emozioni nostre e il nostro percorso. Il nostro è un lavoro di squadra, il fatto di condividere con Raffaele questa esperienza è fondamentale, e come squadra sicuramente in campo allargato prevede sia nella parte del vertice familiare, i nostri genitori, nostra sorella che ci hanno sempre sostenuto e accompagnato, sicuramente tutti i ragazzi che condividono questo percorso, ce ne sono che vanno, che vengono e che continuano poi a germogliare altre speranze, insomma, di quello che è un percorso molto interiore. Con Raffaele Alaimo invece affrontiamo le novità in arrivo. La novità più bella, secondo me, da raccontarti è vecchia di 180 anni. È un albero che è nato 180 anni fa in una foresta in Normandia e che adesso, se viene a mangiare da noi, accarezze. C'è proprio un albero intero che è stato scelto come ingrediente principale per appoggiare i piatti di Massimiliano. Anche il Friuli ha voluto essere presente a questo evento di Identità Golosa, dove il lusso della semplicità è diventato lo slogan principale. Sì, abbiamo sposato anche questa edizione di Identità Golosa. Diciamo che con Paolo Marchi e il Friuli Venezia Giulia si è creato un bel connubio che stiamo portando avanti e ci dà anche dei bei risultati di immagine, ma non solo di immagine di lusso e di meraviglie, ma anche di immagine per migliorare il prodotto nel suo insieme. Possiamo dire che il Friuli è ricco di prodotti semplici ma eccezionali, e ho visto anche che comunque oltre a questo c'è una grafica nuova nel proporre proprio il prodotto Friuli. Sì, è una grafica nuova che abbiamo voluto portare qui a Identità Golosa in anteprima. Diciamo che è frutto del nuovo percorso della Turismo FVG nel settore della promozione enogastronomica. Credo che sia un segno di novità, ma che ci paghi anche per l'immagine all'esterno della nostra regione. Siamo con Andrea Berton, friulano, siamo al Trussardi della Scala, anche lui grande interprete della gastronomia internazionale italiana. È un piacere avere qui il Friuli per rappresentare i prodotti, anche perché appunto provengo da quella regione, quindi mi lusinga molto questo aspetto. E devo dire che Identità Golosa sta andando molto bene, la cucina italiana si sta valorizzando sempre di più, quindi direi che siamo molto contenti e speriamo che questi eventi aiutino ancora di più a valorizzarci, a far conoscere la nostra qualità fuori dai nostri confini. Il lusso credo che sia riuscire a valorizzare quello che è il prodotto, quindi il piacere anche di stare a tavola, il piacere di mangiare bene, quindi oggi è importante identificarsi in questo tipo di situazioni.